atipico quest'anno, un Pride che cerca di essere innanzitutto più inclusivo per tutte le persone con disabilità attraverso una serie di accorgimenti grazie anche all'aiuto del Comune di Torino, ed è un Pride indubbiamente maggiormente forse di lotta. Il movimento politico ci ha visto impegnate in tante settimane di lavoro congiunto, abbiamo deciso di affrontare delle tematiche non solo delle galassie, del mondo, delle questioni LGBT, ma allargando lo sguardo anche al tema del razzismo, anche al tema della disabilità, anche al tema della sicurezza e degli spazi aperti all'interno di una città che vuole essere maggiormente inclusiva per tutte le persone. Quali i punti principali di questo manifesto? Innanzitutto i tre grandi punti legati alle questioni LGBT: il riconoscimento e tutela delle bambine e dei bambini delle famiglie omogenitoriali. Questo è un punto imprescindibile e su questo punto noi guardiamo a un panorama nazionale, nel senso che guardiamo al Parlamento e speriamo che legiferi al più presto. Il secondo tema è una legge di contrasto all'omo, lesbo, bi, trans e a fobia che inizi a lavorare già nelle scuole. Per noi l'approccio punitivo non è sempre l'approccio migliore, la cosa più importante è l'educazione, che l'educazione cominci quando le persone sono ancora giovani. Il terzo tema è la revisione della legge 164 per le persone transessuali, transgender e non binarie, in un'ottica di affermazione del genere. La legge 164 fu assolutamente innovativa a livello europeo quando fu approvata, ma adesso è una legge vecchia, stanca, che dimostra tutta la sua difficoltà a essere ancora applicate e a comprendere tantissime persone. Quella legge va superata in un'ottica di autoaffermazione del genere e in un'ottica di depatologizzazione. Come